È arrivato il momento di svapare. Svapomue. Ormai che si ripete da 3 anni e ogni anno diventa sempre più bello, diventa sempre più commovente, soprattutto per le persone, e quindi il mio ringraziamento va all'Unitalsi in primo luogo, ma a tutte le associazioni che oggi partecipano, perché l'Unitalsi è capace anche di fare queste cose, di mettere insieme le associazioni e fare in modo che questa giornata di festa per le disabilità diventi una festa della comunità di Montesarchio. Per cui io che sono il primo cittadino sono arci contento, ultra contento, sono commosso di questa bellissima occasione che ci viene data. L'AITO, Associazione Italiana delle Piste Occupazionali, fa proprio da supporto per quanto riguarda tutte queste attività di vita quotidiana. In che senso? Nel senso che i ragazzi verificheranno proprio quali sono le abilità acquisite, per cui poi dopo andremo a mettere in prova sul territorio l'appropriatezza dei percorsi di autonomia. La terapia occupazionale fa proprio questo, trova delle strategie per aumentare l'autonomia a scuola, a casa, nel sociale. Oggi è proprio una giornata all'insegna del sociale, per stare tutti quanti insieme, insieme alle associazioni. Faccio un invito alle associazioni e alle istituzioni che, se organizzate bene, possono essere palestra di vita per tutti, per tutto il territorio. Grazie di essere intervenuti. Ringraziamo innanzitutto l'Unitalsi. Ah, siamo noi l'Unitalsi, sì. Siamo noi. Sicuramente è un bel momento per stare insieme, è un momento per incontrare i nostri fratelli disabili, per passare un po' di tempo a loro e per imparare da loro cosa vuol dire vivere. È spettacolare, è troppo bella! Facciamo gli auguri a tutti e un saluto forte forte al capogruppo e una splendida festa. È una bella occasione per stare insieme, per condividere insieme, per divertirsi, per tante cose, per condividere tante cose insieme. È bellissima, una bella giornata, grazie a voi. E questi ragazzi ci insegnano delle cose, perché sono come dei bambini, sono semplici e sono leali, cose che nella società di oggi non voglio dire che manca, ma a noi ci insegnano tantissimo. A volte noi litighiamo per un parcheggio e per delle cose futili, stiamo vivendo in una società dove
tutti i giorni in TV si vedono guerre, si vedono omicidi sulle donne. Questa giornata per noi vorrebbe significare, ci deve essere gioia, fratellanza, unione, e con un sorriso si possono sperare tante cose. Bisogna cominciare, secondo me, dai giovani. Oggi ce ne sono tanti, di quasi tutte le associazioni, che ci danno una grande mano. E per noi, per la Proloco, per l'ACLI, per tutti, per la Protezione Civile, per Usher TV, per la Misericordia, per i parrici, cioè ci stanno i preti. Che una giornata come questa mi dà tutto, specialmente nel momento così delicato della mia vita. Senza di loro non saprei vivere. Anche io vorrei dire a quella gente che si nascondono, non sanno cosa togliamo a questi ragazzi. Io dovevo farvi vedere un'immagine in chiesa di due ragazzi disabili che si volevano bene, però vengono divisi, perché c'è gente che purtroppo si dimentica di questi ragazzi, e questo è brutto, è molto brutto. Le sentinelle sono sempre pronte a dare una mano a queste iniziative, perché sono consapevoli di fare una cosa buona per la comunità e per queste persone, che consiglierei un po' a tutti, non solo alle associazioni, perché è una boccata di vita e di ossigeno per tutte le persone normali. Tutti fratelli, tutti compagni. È un bel giorno che è uscito.